Adesso però quando faccio partire il gioco ovviamente non vedrai la webcam. Ciao a tutti ragazzi, sono Chiara Lemo e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Xenoverse. Aspetta, aspetta. Allora, nello scorso episodio abbiamo battuto la mamma e abbiamo iniziato la nostra avventura. Com'è che si schiacciava sera? Perché non mi ricordo. Ok, allora, la mia squadra è curata. E non so se questo qua è un nuovo percorso o meno. Nuovo percorso? Non lo so. Non lo so, vediamo. Che faccio se questo è un nuovo percorso? Non credo. Vediamo. C'è un nuovo percorso. Sì. Non c'è nulla. Non penso sia un nuovo percorso. Non è nuovo percorso. Non è nuovo percorso che non mi dice nulla. Proseguiamo avanti allora. Andiamo. Via. Ah, si va di qua. Ok, ho trovato un Pokémon. Ok, vinto. Che non posso più catturare perché non è una persona, se prima l'abbiamo scritto, l'abbiamo accettato, però con piacere, intanto che vedo un po' la squadra, andiamo bene, ok, poi. Ok, un altro Pokémon, Zigzagoon, va bene. Nulla di eccezionale, piacere, ha imparato anche il vocalizzo, tutta vita, un vocalizzo, vocalizzo, proseguiamo la nostra avventura, un altro Pokémon, non vediamo. Wow, che bello! Ma non lo posso prendere, vero? Non lo posso prendere in pinturia, non è nuovo percorso? Perché ho trovato Wiggo? Piacere! Andiamo, proseguiamo. Di qua. Tu sei un allenatore, bene, pronto su. Due porte. Ah, due porte. Ho due vantaggi. Non potrei prenderlo, ma...
La vedi? Per piacere? Vai. Non imbroglio, non imbroglio. No, no, assolutamente. Dai, prendilo. Ok, dimmelo, perché ovviamente non conosco le regole. Cioè, non conosco il gioco. Mi passi, ok. Preso. Molto bene.
giusto? Quindi ero percorso 1, raga, percorso 1. Posso fare una cattura qua? Percorso 1. Che succede? No? Perché non è... Non ci sono centri proprio. Cavolo, non si riesce proprio a entrare. Forse indovinato, certo. Non sbaglio uno. Non ne sbaglio uno, sì. Il mio nome è Ari, mi sono da poco trasferito in questa regione, sì. Sono un vero passato di poco nel tutto ciò che mi riguarda, ma dopo la metà mi limito ad osservare i comportamenti e a cercare tesori nascosti nei miei documenti. Mi viene così grande. Mi vedrai un giorno, li affetterò tutti quanti. Sì, sì, certo, 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 certo. Come dici, scusa? Non conosco il mio Pokémon? Non preoccuparti, sono qui io per questo. Vedi, non sono nata che stanno in quei Pokémon nascondono i preziosi oggetti in cui si portano. Ovviamente per trovare i nidi in ogni angolo di regione. Ma sappi solo un Pokémon può avventurarsi, anzi, talvolta solo uno di un tipo specifico. Ok. Ma c'è anche un gioco. C'è anche un gioco, la componente rischio. Infatti, se i Pokémon di questo nido dovessero accorgersi della presenza del tuo amico, non esiterebbero a schiacciarlo. Non esiterebbero a schiacciarlo, è costante. Vedo che è un Pokémon di contesto. Perché non sono in questo altro in questo nido? Oddio! Mi piace la tua conchezza! Chiaro? Una prosperosa carriera! Sayonara! Ma raga, devo farlo? Non lo so. Io la cosa... Ah, niente. La cosa ragazzi... No, 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 no. Ok, cosa è successo? Niente. C'era ancora il mio Pokémon. Mi ha rubato la caramella, no? Cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa? Vabbè, siamo allenatori. Allenatrice, no? Allenatrice. Ha un Pokémon. Ha un Pokémon. Poi in teoria dovrei fare una cattura. Pokéball. Allora, dovrei fare una cattura. Vediamo un po'. Tutti qua.
personaggio più piccolo è Sanremo? Seguire lì c'è un altro allenatore? Come faccio? Di qua non posso. Ok, sfidami. Andiamo via ragazzi, guarda, guarda, guarda. C'è un pochino, buio, buio. Che ne dico io? Allora. Thank you.
infermiera Joy. Infermiera Joy. Grazie. Perdona, sì, devo dire. Infermiera Joy, grazie. Ok, andiamo. Diamo un'occhiata a quanti minuti siamo. Va bene ragazzi, direi che concluderci di concludere a fare episodio. Spero che il video vi sia piaciuto, non voglio fare episodi troppo lunghi, l'ho fatto poco. Spero che il video vi sia comunque piaciuto, se così ci cominciate. Sì, hai capito, si vede qui.